Buongiorno Gemmine, buon martedì, oggi è il 12 settembre. Questa mattina ho filmato una buona parte del video delle colazioni per il back to school. Non so se farne due perché avevo troppe idee e mi sa che verrebbe troppo lungo se facessi tutte quelle colazioni, quindi mi sa che ne farò uno più healthy, però in realtà non sono ricette cicciose, sono tutte abbastanza non dietetiche, ma insomma abbastanza insomma non schifezze, cose che fanno bene, però non lo so, vediamo adesso se ne divido, se lo divido in due oppure se alcune ricette me le conservo e magari faccio poi tra qualche settimana un video di colazioni autunnali o qualcosa del genere, forse sarebbe meglio. Comunque qui c'è Simon, c'è Patatino, ciao mole, saluta tutti. Io ho sempre le ciabatte di Cesar, quando lui non c'è per sentirlo più vicino mi metto le sue ciabatte, non è vero perché le mie stanno dall'altro lato del letto e non mi va di fare il giro. È vero amore, oggi Simon ha una cosa importantissima da dirvi, è stato un cagnolino bravissimo perché per la prima volta l'abbiamo fatto dormire dentro casa. Lui di solito durante il giorno sta sempre in casa, però la notte siccome fa pipì e cacca ovviamente lo mettiamo fuori perché sennò la farebbe dentro casa. In questi giorni ci stavamo pensando un sacco che poverino, volevo abituarlo a dormire dentro casa insieme a noi perché non sono a fuoco, ok. Quindi abbiamo deciso di farlo cenare più presto. Si sta strozzando per la gioia. Simon, tutto bene amore? Tutto bene? Quindi abbiamo deciso di farlo cenare più presto e ieri abbiamo provato, l'abbiamo fatto cenare alle 7 e poi verso le 10 Cesar l'ha portato qui sotto e Simon ha fatto pipì e ha fatto cacca e l'abbiamo tenuto dentro. Amore, stai morendo? Ecco, ti era solo andato lì attraverso un pelo. Hai finito? Hai finito di fare il rumore? E niente, quindi la notte è andata benissimo, ci siamo svegliati un sacco di volte perché poi ci sono un sacco di rumori qui vicino casa nostra e Simon abbaia tutto il tempo, quindi questa notte avendolo in camera con noi ci siamo svegliati un sacco di volte e poi avevamo anche paura insomma che magari dovesse fare la pipì, quindi non abbiamo dormito proprio benissimo, però non ho fatto niente e in realtà neanche stamattina, cioè appena mi sono svegliata, anche se era presto, ho aperto la porta ma non ha fatto niente nemmeno fuori, quindi probabilmente uscire ieri sera gli ha fatto bene. Sta andando bene, quindi penso che continueremo a farlo dormire. Dove sei? A farlo dormire dentro perché è andata molto bene. Comunque, appunto, dopo aver cucinato le colazioni, dopo aver filmato le colazioni, intanto io sto preparando il pranzo e oggi faccio una ricetta messicana che mi piace tantissimo ma non ho mai fatto in casa e sono i tacos di rajas con mais e crema. Praticamente le rajas sarebbero questi verdi che sono il chile poblano. Il sapore è un pochino simile al peperone, però in Italia non ci sono, quindi se per caso volete provare a rifarla vi consiglio di usare un peperone verde, anche se in realtà appunto il sapore è leggermente diverso. E ho soffritto in padella il peperone con un po' di cipolla e un goccino d'olio, poi ho aggiunto una lattina di mais semplicemente e poi dopo che si sono un po' cotti ho messo anche un goccino d'acqua così si cuoceva meglio il peperone e ho messo un po' di crema, non tutto il barattolo, questo era già aperto, questa qui sarebbe la cosiddetta panna acida in italiano, in alcuni supermercati si trova, io per esempio la compravo allo Shan e qui appunto si chiama crema, ho messo un po' di crema e adesso ho spento, poi quando arriva Cesar ci metterò anche un pochino di formaggio per riscaldarli così insomma diventa un po' più formaggiosa e poi si riscaldano le tortillas e si riempiono con questo ripieno insomma e niente, quindi tra un po' arriva Cesar, pranziamo e io nel frattempo mi sistemo e poi ci riaggiorniamo tra un po'. Ah, comunque vi volevo fare vedere un nuovo arrivato, una new entry, guardate che meraviglia, mi è arrivato
Il nuovo Daniel Wellington fa parte sempre della linea nuova Classic Petit, perché questi sono un pochino più piccolini, hanno il quadrante un po' più piccolo e anche il cinturino è più sottile, solo che l'hanno fatto tutto nero e non avevo nessun Daniel Wellington tutto nero proprio così, e mi sembra troppo elegante, anche troppo autunnale e invernale. E vi ho anche messo una foto su Instagram l'altro giorno, non so se l'avete vista. E quindi niente, ve lo volevo far vedere perché non ve l'avevo ancora fatto vedere qui su YouTube, e soprattutto, siccome mi seguite di più qui su YouTube, non vi avevo ancora detto che c'è il codice sconto per voi, come sempre, e mi hanno dato il codice sconto per voi, che è Gemmina15. E con questo codice potete acquistare sia questo nuovo o un qualsiasi orologio o anche braccialetto Daniel Wellington che sta su www.danielwellington.com, quindi insomma potete acquistare quello che vi pare con il 15% di sconto. E niente, quindi volevo approfittare di questo vlog anche per farvelo vedere. E tra l'altro la modella, insomma, per questa campagna, mi è caduto qui il cartoncino, è sempre Kendall Jenner. Guardate qua, che bella, con il suo Daniel Wellington nero. Si chiama Classic Petit Ashfield, indossato da Kendall Jenner. Quindi, adesso che lo indosso anch'io, ci assomiglio, vero? E niente, quindi insomma vi lascio anche nell'info box sia il link al sito, che pizza questa allarme che sta suonando, e sia il codice insomma scritto, così potete acquistarlo se volete. E niente, qui accanto c'ho il mio telefono nuovo, guardate qua, non ve l'avevo neanche fatto vedere. Ho preso l'iPhone 7 nero da 128, perché alcuni di voi me l'avevano chiesto quale telefono avessi preso, quindi è questo qui, e ho già messo la foto mia di Cesar. Non riuscirò mai ad abituarmi, perché prima avevo il 6, a questo tasto nuovo. Fatemi sapere se anche voi per caso avete cambiato telefono dal 6 al 7, se vi trovate troppo strani con questo tasto, che non è un tasto in realtà, ma è troppo strano, boh, non lo so. Ok, allora, Cesar è tornato. Ciao. Ti metti subito i tuoi occhiali nuovi. Ieri è arrivato un pacchetto, non mi ricordo nemmeno da quale sito. E sono troppo fighe perché sono di bambù, quindi sono leggerissimi. Lo sapevo che ti sarebbero piaciuti, infatti sono bellissimi. Grazie. Io sto riscaldando quello che vi ho fatto vedere prima. Ci ho aggiunto il formaggio, adesso riscaldiamo anche le tortiglie. Cavolo, si sta attaccando. Ho messo il formaggio. Buono. E adesso riscaldiamo queste tortillas qui nella padella e facciamo taquitos. Allora, ecco qui i taquitos con dentro rajas, mais, fagioli, formaggio, queso e crema. Queso. Non mi viene, formaggio. Qui ci sono due salse che ho fatto io l'altro giorno. Lì c'è Simon che piange come al solito, pronto nel suo cuscino, aspettando che gli lanciamo qualcosa. E qui ci sono i frullati che ho fatto per la colazione, per il video delle colazioni back to school. Quello è caffè, cioco, banana. Invece questo è banana e frutti di bosco. Mazza, che buono. Assaggia anche questo. Buono? Ok, buon pranzetto. Allora, Simon va al parco e lo sa. Stava per far cadere questo coso di ceramica con l'acqua, guardate quanto l'ha spostato, stava così. Sei contento, amore, di andare al parco? Sei contento? Sì, sono contento. Non giudicate, oggi è un no make up day, non mi va, fa caldo. E stasera invece è tutto fashion, si è messo i suoi occhiali nuovi. Eccoci arrivati al parco! Simon, sei contento? C'è anche il suo amico Doberman, questo c'è sempre. Ciao! Guardate chi si è seduto con noi. È troppo grosso. Enorme. Mi piacciono le mie carezze, ogni volta si siede qua vicino a me. Ehi, si chiama Rocky. Rocky? Sì.
Sei troppo grosso, Rocky. Manco c'entra nel... là, no, col padrone di Rocky. Abbiamo scambiato i cani. Rocky, ehi. Allora, Simon è stanco morto, vero amore? Sei stanco? Però noi abbiamo portato la spazzolina, eccola lì. Così adesso gli facciamo un bel massaggino, vero? Un bel massaggino rilassante e poi i peli. Ah. Allora, noi ci siamo venuti a prendere un gelatino. Abbiamo scoperto che qui di fronte al parco, perché il parco è di là, c'è questo posticino che fa questi tipo ghiaccioli e sono buonissimi e costano un euro, quindi anche l'altra volta ce lo siamo preso e era buonissimo. Io l'altra volta avevo preso quello di fragola tutto ricoperto di cioccolato. Tu invece avevi preso quello alle noci, vero? Invece oggi Cesar l'ha preso al mango e io l'ho preso al tè verde. Quindi adesso ci rinfreschiamo un po' col gelatino. Simon è tutto bello pulito, bello spazzolato e bello stanco anche. E adesso ci riposiamo anche noi. Qua si sta troppo bene su queste sedie, sono troppo comode, vero? Sì. Ah, che bello. E allora Franci si è messa il pigiama da chef, quindi sta facendo un casino. Non è vero, sto facendo una cosa spettacolare. L'hamburger di Shake Shack, quello con i funghi ripieni di formaggio. Quello in teoria vegetariano che chiamano da Shake Shack il veggie, credo. Sì, ma va una schifezza questo hamburger. Sì, ma è veramente troppo buono. Non mi ricordo se dopo il pan grattato, secondo te, uovo o farina? Non ho idea. Sei tu la chef oggi. Forse era un po' di uovo perché non si attacca la farina. Sì? Perché ho fatto prima farina, uovo e pan grattato. Però in teoria devo fare doppia impanatura. Doppia impanatura, sì. Comunque questo fungo è ripieno di formaggio, già cotto comunque, li abbiamo già cotti. Li ha cotti Franci in realtà. Bisognerà friggerlo. Qui tra l'altro, oddio, che è questo? Patatine. Bacon. Patatine e il bacon da mettere dentro. Insomma. Oh, scusa, tutta salute. Perché senza patatine? Casa tua, no? Tutta salute. Casa nostra, no. Il burger con le patatine. Ok. Beh, speriamo bene. Dici che non verrà buono? Staremo a vedere. Secondo me sì. Ok, allora, momento della verità. Pronto. Olio caldo. Ma questo non stava bruciando? Quello mi sa che sono pronto. Questo c'entra secondo te, no, l'altro? No, fa casino. Che pizza. Queste padelle sono un po' fastidiose perché sono piccoline, ma troppo, sì. Cioè non puoi fare una padella in cui non c'entrano due hamburger di fungo, cioè dai. Ma che costruttore di padelle sei? Accendo le luci di sopra. Devo costruire le patatine. Buone. E poi queste sono le patatine quelle... cosiddette waffle. Ok, momento della verità. Pane, maionese, insalatina per rinfrescare il tutto, così un po' di dieta. Un po' di dieta. Hamburgerone. Madonna, che buono. Pomodoro per la dieta. Pomodoro per la dieta. Promodoro. Bacon, non per la dieta. Bacon. E vediamo se riesci ad aprire la bocca così tanto. Buono. Patatine. Mi piace, mi piace. Verità. Sarà un po' complicato veramente aprire però, la bocca. Però vai, voglio tanto. Vedere. Buono? Madonna, guarda il portanto. Io non vedo l'ora di mangiarlo, che pizza. Buono. Buono. Allora Gemine, noi abbiamo finito di mangiare, è venuto troppo buono, da rifare assolutamente. Io ho portato sotto a Simon. Sì, io ho spiegato stamattina che stiamo provando a far dormire Simon dentro casa, sì. E stanotte è stato proprio bravo lui. Quindi l'ha riportato, adesso Cesar così, non fai pipì in casa stanotte, vero? È vero o no? È vero.
E niente, quindi adesso ce ne andiamo a letto. Io spero tanto che questo vlog casalingo vi sia piaciuto di nuovo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, buonanotte. Ciao Gemmine. Buongiorno Gemmine, buon sabato. Allora, noi, come avete sicuramente visto, anzi no, non avete visto perché non abbiamo vloggato ieri perché è stata una giornata solamente di viaggio. Siamo ritornati a Phoenix. E oggi, siccome è sabato, c'è l'usanza di fare le cosiddette vendite di garage.